Buonasera a tutti. Stasera abbiamo un programma in cui affrontiamo un tema di grande importanza, cioè parleremo di una persona specifica che è il pensatore controrivoluzionario Joseph de Maistre, una delle influenze più grandi sul pensiero conservatore. Quindi non solo controrivoluzionario, ma conservatore, soprattutto anche per le sue idee sulla rivoluzione francese. Ovviamente affronteremo questi temi e altri collegati col personaggio De Maistre, e lo faremo con alcuni ospiti che vi vado ad introdurre. Allora, comincio con Pietro Licciardi, che è redattore di Informazione Cattolica e partecipa per la prima volta al nostro programma, quindi grazie per la sua partecipazione. Grazie a Poi, voi, buonasera a tutti. buonasera, poi abbiamo una nostra vecchissima conoscenza, che è lo storico Guido Vignelli, che è sempre un grande piacere avere qui ospite e, come sapete, autore di un libro per le nostre edizioni, che è Catechismo Francescano, che vivamente vi consiglio per conoscere il vero San Francesco. È disponibile sia in cartaceo che in ebook, ed è disponibile anche in inglese. Quindi lo potete Franciscan Catechism, potete comprare o l'italiano o l'inglese se avete preferenza. Quindi grazie a Guido Vignelli, e presto pubblicheremo il suo libro sulla teologia della storia, che è il risultato delle sue lezioni che ha tenuto proprio sul nostro canale, lezioni di grande successo. Quindi grazie ancora per la partecipazione. E un'altra, diciamo, abbastanza vecchia conoscenza è Diego Benedetto Panetta, che è un saggista, studioso del fenomeno controrivoluzionario, a cui ha dedicato un libro che si chiama Il pensiero controrivoluzionario, ed inoltre ha contribuito a un saggio uscito non molti mesi fa. Il suo saggio è proprio su Joseph de Maistre, quindi diciamo lo cogliamo proprio sulla sua su uno studio freschissimo, che è appunto di quest'autore imprescindibile per coloro che si occupano di queste cose. Allora, io comincerei proprio con Diego Benedetto Panetta, e le chiederei, per chi non avesse mai sentito parlare di de Maistre, di fare una piccola introduzione. Se lei avesse un suo amico della sua età che dice: "Guarda, io non ho mai sentito parlare di questo De Maistre, mi puoi dire in poche parole perché lo dovrei leggere, perché lo dovrei studiare?" Allora, lei come lo convincerebbe che vale la pena leggerlo? Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Ma innanzitutto partirei diciamo da un dato che è inevitabile. Naturalmente il pensiero di la personalità di De Maistre si situa in un momento particolarissimo della storia, in un momento molto agitato, molto cruento, che è la fine del XVIII secolo. E naturalmente quindi direi innanzitutto qualcosa su quel periodo storico. E in che cosa contribuì De Maistre a, diciamo, modificare, o meglio, a, diciamo, sottolineare sotto quale angolo visuale, ecco, diciamo così, situare un determinato evento, determinati eventi. Diciamo che la capacità di De Maistre, si situa proprio a questo livello, cioè la modalità, la capacità di spiegare la situazione che si viveva nella Francia della fine del Settecento. E quindi invitare in questo caso ecco, tutti coloro che fossero interessati ad approfondire la situazione storica e a cercare attraverso l'illustrazione, attraverso questo pensiero di questo autore, ecco, una nuova angolazione. Noi sappiamo che quell'epoca fu contrassegnata da un fenomeno che Del Noce si è soffermato lungamente, che è costituita dalla rivoluzione. Molto brevemente, la rivoluzione non è tanto, è anche quello, ma non tanto dal suo versante contingente, storico contingente, ma dalla sua prospettiva, dalla sua angolatura metafisica,
dalla, diciamo così, dalla sua angolatura, dal suo punto fermo che contraddistingue in un certo senso l'elemento permanente di ogni rivoluzione, che è il sovvertimento di un modo di pensare, il sovvertimento di un modo di intendere la società e, se vogliamo, un sovvertimento dello stesso modo di pensare se stessi. Ecco, naturalmente tutto questo esige da parte dell'interlocutore una capacità che purtroppo si è affievolita nel nostro tempo, che è la capacità di analizzare, di pensare il nostro tempo e di andare oltre il cosiddetto like del momento o il titolo del momento. Naturalmente, sicuramente, ecco, come dicevo prima, De Maistre dà una nuova lettura degli eventi in corso, e questi eventi in corso hanno contrassegnato in una maniera negativa o positiva, a secondo dei punti di vista, la storia d'Europa. Quindi, diciamo, questo come premessa. Poi, se vuole, magari approfondiremo ancora di più, oppure posso già dire ancora, posso inoltrarmi, non so le tempistiche, mi dica lei, posso continuare? Allora, un attimo, andiamo prima agli attori, tanto poi ritorno da lei tra un pochino, Assolutamente. così, perché io volevo sentire su quello che le ha detto Guido Vignelli, che si occupa, per motivi anagrafici almeno, di De Maistre sicuramente da più tempo. Allora, volevo dire, Guido, se sei d'accordo con la prospettiva che ci ha presentato Diego Benedetto Panetta, e che cosa puoi aggiungere su questa prospettiva? Sì, chiaramente sono d'accordo. La domanda che Porfirio ha fatto al dottor Panetta in realtà è la più difficile da rispondere, perché come si fa a inquadrare in poche parole un pensatore come De Maistre che ha ondeggiato dalla scienza politica all'analisi storica, dalla teologia perfino alla simbolica, alla linguistica. E quindi è una figura del tutto particolare, particolare sia per il periodo storico in cui visse, quindi il passaggio, diciamo così, dall'età moderna a quella contemporanea, passaggio che ebbe il suo momento chiave nella rivoluzione francese, il grande salto di qualità della rivoluzione, che passa dall'aspetto puramente, diciamo, filosofico politico all'aspetto proprio di concretezza di azione rivoluzionaria, per usare una terminologia che in realtà è successiva. E la particolarità di De Maistre è dovuta al fatto che De Maistre è ancora un uomo, diciamo così, erede della grande tradizione della controriforma, non a caso fu allievo dei gesuiti, ma contemporaneamente si trova costretto ad un'analisi del tutto particolare su un fenomeno del tutto nuovo che è la rivoluzione francese. Quindi è costretto anche ad adeguare la cultura controriformistica, facendola scendere, diciamo così, da una certa astrattezza, che poi era già in crisi da tempo questa cultura, a un'analisi concreta dei fatti. Il grande valore di De Maistre è quello di saper leggere, diciamo così, la contemporaneità secondo categorie che non sono soltanto filosofiche, ma sono teologiche. La definizione famosa di De Maistre, cioè della rivoluzione come fenomeno non semplicemente negativo, ma satanico, ha tutta una valenza teologica che la ricollega al peccato originale e a tutte le conseguenze che ne sono venute dopo. Ecco perché è difficile riassumere un pensatore che non è sistematico, ma non è neanche del tutto frammentario, che ha lasciato delle frasi emblematiche che sono rimaste nella storia, per esempio quella famosissima, la rivoluzione, scusate, la controrivoluzione non è una rivoluzione di segno contrario, ma il contrario della rivoluzione, e tante altre frasi che rivelano in lui il grande polemista, la persona capace di stampare opuscoli, libri e di tenere discorsi che ebbero un grande impatto
nella vita anche politica del suo tempo e soprattutto dei tempi successivi. Non dimentichiamo che la grande riscossa cattolica, non solo della Francia o della Savoia dell'epoca, parte proprio, la grande riscossa cattolica ottocentesca parte proprio da De Maistre. Grazie, ovviamente noi poi ci addentreremo un po' di più sui temi che avete presentato nella vostra esposizione. Allora io vado da Pietro Ricciardi perché volevo chiedere a lui di un libro che lui ha presentato e che in un certo senso si ispira a De Maistre, quindi se lei ci può dire cosa è questo libro, come si chiama, chi lo ha curato e di cosa parla e perché i nostri ascoltatori dovrebbero essere interessati a consultarlo. Prego. Ma intanto vorrei dire che io ho conosciuto De Maistre relativamente da poco tempo. La cosa che mi ha colpito è stata che lui praticamente è stato il primo ad aver capito tutto della rivoluzione francese, cosa che nemmeno i suoi contemporanei hanno fatto, perché quando poi è arrivato il momento della cosiddetta restaurazione, poi alla fine non hanno restaurato un bel niente, hanno lasciato intatte quelle che erano tutti i guasti, i guasti provocati dalla rivoluzione francese. Questo fa di lui un anche un profeta per il nostro tempo, perché siamo in piena rivoluzione, siamo in piena fase rivoluzionaria, quella quarta rivoluzione di cui ha parlato Plinio Correa de Oliveira, il notevole pensatore brasiliano che penso che voi conoscerete sicuramente, chi ha dimestichezza con il pensiero controrivoluzionario conosce. Quindi sì, oggi c'è bisogno di un pensiero controrivoluzionario che, come giustamente ricordava il professor Vignelli, è il contrario della rivoluzione. Ora, questo libro, che è stato edito da Solfanelli e curato da Giuseppe Brienza e Matteo Orlando, che sono il direttore e il vice direttore della testata giornalistica online Informazione Cattolica, hanno curato questo libro che non parla propriamente di De Maistre, ma raccoglie quello che è un pensiero controrivoluzionario applicato al quotidiano. Infatti, se scorriamo l'indice, troviamo capitoli dedicati all'anticomunismo, alla controrivoluzione cattolica, al pensiero conservatore, alla famiglia, soprattutto alla dottrina sociale della Chiesa, storia della Chiesa, diritto della vita, eccetera, ovvero tutti quegli argomenti che oggi sono, sono nel mirino della rivoluzione. Quindi questo libro è stato pensato proprio per, riabituare a un pensiero controrivoluzionario, io direi di destra, anche se qui bisognerebbe forse, non so se è il caso, se durante la serata, magari se vale la pena aprire una piccola parentesi per chiarire cos'è la destra, cos'è la sinistra, alla luce della controrivoluzione. Grazie, la ringrazio per questa sua rapida presentazione. Io volevo allora andare ancora da Diego Benedetto Panetta, perché volevo leggergli la frase che abbiamo messo nel piccolo comunicato stampa di De Maistre da Exam de la philosophie de Bacon, che dice di De Maistre. Dice: qualsiasi autorità, ma soprattutto quella della Chiesa, deve opporsi alle novità senza lasciarsi spaventare dal pericolo di ritardare la scoperta di qualche verità. Inconveniente passeggero e vantaggio del tutto inesistente, paragonato al danno di scuotere le istituzioni e le opinioni correnti. Allora, vedendo così la situazione che abbiamo noi oggi, no, nella Chiesa, come giudica questa frase di De Maistre, se la giudica contemporanea, diciamo, e come la commenterebbe? Poi su questo stesso tema vorrei anche chiedere dopo a Guido Vignelli. Prego.
Sì, innanzitutto certamente attuale, mantiene del tutto la sua attualità, pur vedendo che naturalmente la situazione rispetto a quella in cui visse De Maistre e rispetto anche ai decenni successivi è radicalmente cambiata. Ma questa sua domanda mi dà l'opportunità anche per affrontare un aspetto che è stato prima citato proprio dal professor Vignelli, cioè la chiave di lettura del carattere, quando lui parlava di carattere satanique, cioè il carattere satanico della rivoluzione, perché poi ha molti aspetti, magari poi, ecco, poi ci arriverò, ha degli aspetti che non sfuggono anche alla situazione che sta vivendo la Chiesa. Il carattere satanique non è diciamo, una definizione, una locuzione che lui diciamo, intende riferire solo esclusivamente da un punto di vista teologico, naturalmente c'è sicuramente il punto di vista preternaturale. Ma lui, per questo io più volte ho anche avuto modo di dire che con De Maistre, diciamo, si ha anche un ripristino di quello che era la metafisica classica. Ora non vorrei essere, magari, ecco, non vorrei andare oltre, insomma, vorrei cercare di farmi appunto comprendere da tutti coloro che ci stanno ascoltando, soltanto che è una chiave questa, il carattere satanico di lettura molto importante nella riflessione di De Maistre, che attinge sia alla filosofia che sia alla teologia. Il carattere satanico per lui è un ribaltamento della metafisica classica. La metafisica classica si reggeva su questo, ovvero che dall'ordine, l'ordine dell'essere era ciò da cui dipendeva tutto, cioè il riconoscimento della realtà per come essa è, non per come si vuole che essa sia. Naturalmente da questo anche discende anche la considerazione della nozione di ordine. Tutte tematiche che De Maistre, con una lucida, con una maestria davvero incantevole, brillante, cerca di analizzare e cerca di attualizzare nel contesto politico, sociale e religioso del proprio tempo. E facendo anche comprendere che il presupposto, cioè il riconoscere la realtà per come essa è, che quindi richiama la nozione di ordine, che a sua volta. Lo sappiamo che la nozione di ordine è la corretta disposizione delle cose secondo il proprio fine. Lui attinge a questi lasciti della metafisica classica, quindi del pensiero greco e poi cristiano, nel suo tempo e cerca di appunto di analizzare nel suo tempo che cosa c'è che non va, qual è questo ribaltamento. È come se la realtà non avesse più una certa fissità, una certa dimensione ontologica, ma la realtà diventa qualcosa di cambiare a piacimento, qualcosa da inventare. E in questo si inserisce il suo aspetto satanico, cioè il suo, ed è quanto è attuale questo discorso, no? Se solo pensiamo ad esempio al DDL Zan, alcune aperture, quanto c'è di assolutamente razionale in questa definizione? Naturalmente noi sappiamo anche da quello che ci dice, che ci ha espresso in numerose volte anche lo stesso Benedetto XVI, poi la ragione naturalmente deve essere rischiarata dalla luce di fede, ma ciò che mi preme sottolineare è che questo carattere satanico o questa teologia satanica a cui anche alludeva Donoso Cortés, un altro dei pensatori controrivoluzionari, è qualcosa che, attenzione, ha molto a che fare, ha molto a che fare con la riflessione razionale. Semplicemente dalla prospettiva a cui citavo poc'anzi, cioè dal ribaltamento della nazione di ordine, cioè dal non riconoscere la realtà per come essa sia. La rivoluzione francese, in questo, determinava una nuova società, un nuovo mondo che aveva i caratteri satanici, secondo la prospettiva che ho appena delineato. Ma per venire alla sua domanda, diverse persone hanno detto che l'ultimo concilio ha segnato, diversi pensatori, intellettuali hanno affermato che l'ultimo concilio rappresentava la rivoluzione francese nella Chiesa. Ora, prendendo dalla prospettiva a cui ho appena, diciamo, sommariamente accennato di De Maistre, ebbene si può scorgere sicuramente una problematica gravissima a cui gli stessi papi del post-concilio, Paolo VI, ma anche lo stesso Benedetto XVI, hanno constatato un effettivo problema proprio rispetto agli ordini dei fini, rispetto proprio a un ribaltamento di quello che era l'evangelizzazione classica, ma anche i postulati teologici su cui si è sempre retto, attenzione, dico postulati teologici, che è una cosa veramente importante, su cui si era retto la teologia praticamente di sempre, cioè dei secoli passati. Per cui, diciamo, riassumendo brevemente, il carattere satanique ha assolutamente una base razionale
perché spesso mi è parso di sentire in altri contesti che questo bastava a tacciare di vuota, vuota, come dire, di vuoto papismo, di vuota, quasi di un credere in maniera cieca, senza alcun ancoraggio alla ragione, da parte di alcune, diciamo, analisi dei De Maistre condotte in maniera facile, in maniera fallace. In realtà ha un ancoramento razionale, ha un ancoraggio razionale molto solido e che si trova perfettamente in linea con quella che era, se noi leggiamo, se noi diciamo, sfogliamo una pagina di Platone e Aristotele, vediamo una perfetta coincidenza. E da questo punto di vista, quindi, non solo De Maistre è un pensatore assolutamente attuale, ma nella sua mole di opere, diciamo che è assolutamente puntuale, noi troviamo una considerazione di queste grandi problematiche, di quei grandi te calati nel suo tempo. E quindi, naturalmente, ad esempio, penso a un'altra opera, il Dieu-Pape. Vediamo questa assoluta fiducia nella fiducia, e naturalmente perché ci deriva anche da un dato di fede rivelata, nel papato e nel potere dirompente che esso ha per il suo tempo. Questo è un dato che resta attuale anche oggi. Il problema è che oggi ci sono altri problematiche che ho cercato, ecco, qui all'uso poc'anzi, che rendono naturalmente la vita di tutti i giorni più complicata, ma sicuramente è un dato perenne quello che dice, è un dato perenne quello che dice De Maistre, e come tale va sicuramente mantenuto, ecco. Grazie. Prima di andare da Guido Vignelli, do la parola a Pietro Licciardi che vuole fare un piccolo commento su questa cosa. Prego. Sì, no, io concordo con Panetta quando dice che De Maistre è attuale, anche perché se leggiamo i dialoghi dell'Anticristo di Soloviev o Il padrone del mondo di Benson, sembra di leggere una cronaca di quello che sta avvenendo in questo tempo. Sembra che in questa fase storica abbia vinto anche lì la rivoluzione protestante. C'è una protestantizzazione della Chiesa, mi sembra abbastanza evidente, anche perché poi non lo dico io, lo dicano anche autorevoli prelati. Quindi sì, c'è un carattere satanico, nel nostro tempo. Forse non siamo alla fine dei tempi, diciamo. Certo, secondo me, quando ci arriveremo sarà qualcosa di molto simile a quello che stiamo passando in questo momento, di estremo caos, confusione. Quindi è una vittoria, sembra che stiamo assistendo a una vittoria della rivoluzione su tutti i fronti. Grazie. Allora io vado da Guido Vignelli e volevo dirgli, tu hai sentito la frase prima di De Maistre, no? Sembra da quel tipo di frasi che i controrivoluzionari sono nemici della novità, no? Sembra che vuoi pensare sempre al passato, no? Tu sai, tu che sei di lungo corso, diciamo, in un certo ambiente, sai benissimo che le accuse sono sempre di quel tipo, no? Ah, tu stai ancora al Concilio di Trento, ah, tu fai questo, tu fai quello. Allora, ovviamente non è vero che i controrivoluzionari sono nemici delle novità, sono nemici delle novità rivoluzionarie, che è una cosa un po' diversa. Allora, volevo un tuo commento su questo tipo di idea. Prego. Ma qui basterebbe citare un'altra frase di De Maistre, non famosa come quelle di prima, quando a un certo punto lui assiste ai primi tentativi della cosiddetta restaurazione, cosiddetta falsa restaurazione, come giustamente ha detto prima il dottor Licciardi. De Maistre commenta questi tentativi semplicemente così di risistemare un po' le cose tornando al buon tempo antico, al buon tempo precedente. Lui co commenta dicendo: ma sarebbe come pretendere di mettere il lago di Ginevra in una bottiglia. Mettere il lago di Ginevra in una bottiglia sarebbe più realistico che non invece l'immaginare
di ritornare allo stato precedente la rivoluzione, cioè semplicemente all'antico regime, senza tener conto di quello che è successo durante la rivoluzione. E poi non dimentichiamo che dopo De Mestre parlava quando c'era già stato il direttorio, stava per cominciare l'epopea napoleonica. Quindi in realtà De Mestre non è affatto un passatista, certamente è un nostalgico del buon tempo antico, nel senso vero del termine, ovvero sia di quella civiltà cristiana che era partita dall'inizio del Medioevo, ma poi era progredita sensibilmente lungo i secoli, e poi era anche progredita nonostante, per certi aspetti, era progredita nonostante la rivoluzione protestante, perché la cosiddetta controriforma o riforma cattolica aveva in realtà fatto avanzare la civiltà sia cristiana che quella puramente umana, per certi aspetti in maniera molto più avanti che non il periodo più splendido del Medioevo. E questo De Mestre lo sa molto bene, lo spiega molto bene, e il suo progetto di controrivoluzione, chiamiamolo così, una sorta di progetto, è volutamente generico, basato molto sui principi, sui valori, sui principi fondanti, sui valori da recuperare, ma non pretende di ritornare all'antico, semplicemente all'ancien regime, anche perché lui dell'ancien regime, ha conosciuto i difetti. Non dimentichiamo che lui, prima della Rivoluzione francese, cioè per i primi 40 anni della sua vita, De Maistre è stato magistrato, è stato senatore del regno sabaudo, e quindi ha conosciuto anche i difetti dell'ancien regime, per esempio il centralismo, un certo centralismo eccessivo, l'assolutismo pure delle importanti monarchie europee, è stato criticato da De Maistre in quanto appunto non confacente alla vera dottrina sociale della Chiesa. Anzi, è stato lui il primo a dire che l'assolutismo dell'ancien regime ha preparato la strada all'assolutismo rivoluzionario della Rivoluzione francese e poi quello napoleonico, naturalmente, e tutto ottocentesco, eccetera. Lui è molto ben consapevole di questo, e difatti gli autori cattolici dell'Ottocento sono partiti anche da lui per recuperare il concetto generale di società cristiana organica, quindi pluralistica, non nel senso di pluralismo religioso, evidentemente, ma di pluralismo di strutture, di ambienti, e quindi anche di politiche, oltre che di classi, ovviamente, che sono le necessarie premesse, secondo De Maistre, di una ricostruzione civile e politica. Grazie, grazie molto. Prima di andare avanti, volevo ricordarvi che state vedendo questo programma in diretta o non in diretta quando lo vedrete registrato su Ritorno a Itaca su YouTube e sul mio canale Twitter Aurelio Porfiri e anche su Twitter sul canale Altare Dei, quindi su due canali, su Facebook, sulla mia fanpage Aurelio Porfiri, ma anche su vari gruppi come Teologia o Liturgia e Musica Sacra, e anche trasmesso su LinkedIn, sul mio account. Quindi se volete andate su LinkedIn e cercate il mio nome, e se volete essere sempre aggiornati su tutti i nostri programmi andate su Telegram e cercate il canale Aurelio Porfiri. Lì io metto tutti gli articoli e le trasmissioni, che ormai sono divenute molte perché ne facciamo tre a settimana, e questa del giovedì è in italiano, e oggi appunto l'abbiamo dedicata a De Maistre. Domani ci sarà quella in inglese, che sarà dedicata alla identità cattolica, Catholic Identity in Search of a Meaning, con ospiti molto importanti come James Bogle, Julien Langellat, Joseph Shaw, Padre Francesco Giordano, Alexander Tschugel.
Insomma, è un programma che vivamente vi consiglio per insomma, così sentire che cosa si dice anche da parte dei nostri ospiti più giovani sull'identità cattolica oggi. E la domenica nasce un nuovo programma, che è un programma in cui io mi confronto con dei protagonisti del pensiero conservatore, non necessariamente cristiani o cattolici, ma conservatori nel senso più largo del termine. Questa domenica parlerò con Roberto Giacomelli, parliamo della caduta dell'uomo, no? del maschile in uno stato così depresso come oggi. Lui ha scritto un bel libro sull'argomento dell'uomo, della decadenza dell'uomo, e quindi ne parlerò con lui. È uno psicologo, è un formatore, quindi sarà una trasmissione interessante alle 6, domenica alle 6. Quindi comincerà domenica questa nostra nuova rubrica che si chiama Ad Astra, e il primo argomento sarà appunto quello dell'uomo. La domenica dopo, vi posso anticipare, parleremo invece del femminismo, che è un altro termine, che è un altro argomento molto interessante. Allora, io volevo andare da Diego Benedetto Panetta, perché io sono curioso di una cosa. Lei è, insomma, una persona abbastanza giovane, no? Quindi sicuramente avrà anche a che fare con suoi coetanei. Secondo lei le idee di un pensatore come De Maistre possono attrarre questo tipo di persone che non sono magari come lei, che si è occupato di questi argomenti professionalmente per studio, ma possono avere un'attrattiva per ragazzi, diciamo, nei 20 anni, 30 anni, oppure crede che sia un tipo di pensiero che ha bisogno di molti filtri, molti filtraggi per essere recepito? Prego. Ma io credo, questa è una bellissima domanda, io credo che questa domanda abbia a che fare con l'assoluto. Io credo che i giovani di oggi, anche negli aspetti più nefasti, diciamo così, abbiano una sete di assoluto. Leggevo qualche giorno fa un celebre scritto di Vico, quando lui iniziava l'anno accademico a Napoli e invitava i giovani ad avere menti eroiche. Io il libro a cui prima accennava, ho scritto tre piccole frasi: onore, fedeltà e bellezza al servizio di Dio, descrivendo quali valori, diciamo, orientano in un certo senso la scuola controrivoluzionaria di cui De Maistre è l'iniziatore. Io credo che proprio l'assoluto, cioè la voglia di ancorarsi, uso spesso il simbolo dell'ancora, proprio per questo, cioè la volontà di assoluto, di bellezza, che è connaturato all'esperienza, è connaturata all'esperienza umana, credo che su questa bisogna far leva. Il professor Plinio Corredo Oliveira intravedeva già ormai trentina di anni fa il potere dell'immaginario e del mito. Io credo che nei giovani di oggi, talché lui scrisse tantissimo, ad esempio, sulla capacità dei simboli, che per me, l'ho detto anche più di una volta, deve essere tutta analizzata, perché il simbolo, il mito, l'immaginario non è che nascono nel 68. Fanno parte dell'esperienza umana e assolutamente hanno una base metafisica. Ecco, cercare di attrarre il giovane da questo, diciamo, cercare di attrarre il giovane da questo angolo visuale, credo che sia una cosa non solo auspicabile, naturalmente auspicabile, ma fattibile. Per cui bisogna, per citare, come dicevo, Vico, cercare di stimolare i giovani ad avere delle menti eroiche, a scorgere il sublime e a vedere che quel sublime, a osservare quel sublime, o meglio, a considerare che quel sublime è raggiungibile in terra. E naturalmente poi, questo è a livello naturalmente di principio, io mi rendo conto che poi deve essere calato dalla realtà, ma ecco, già avere dei punti chiari da un punto di principio già è qualcosa da cui credo ripartire. Bisogna, ecco, considerare che gli stessi, ad esempio, non so, gli stessi comandamenti non è qualcosa di morale, non è qualcosa di asfittico, ma è qualcosa, diciamo, che ci rapporta alle virtù e a sua volta ci rapporta, in ultima analisi,
con quel concetto, quella nozione che a me piace molto, che usano, ad esempio, adotta la teologia orientale, la teosis, la divinificazione, la divinizzazione, la deificazione. Ecco, io credo che una ricerca è un concentrare le proprie ricerche, un far passare, come diceva lei, determinati temi sotto questo filtro può costituire probabilmente la strada giusta, può essere la strada che magari costituisce quella molla, quello strumento capace di far incentivare i giovani alla conoscenza di una meta, di mete che sono isterilite oggi, sono mete che Plinio Corrado Rivera parlava di assoluto sensuale o assoluto, ma oggi ecco ci troviamo in una situazione in cui gli assoluti empirici, gli assoluti così alla portata di mano, quelli che il consumismo, come dire, incanala, ecco, sono alla portata di tutti, quindi, come dire, c'è un certo parossismo di questi. Di tutti i vizi, quindi ecco, questo incentiva, come dire, la ricerca di qualcos'altro che colmi il cuore, colmi le anime. E io credo che torno a ripetere, che la locuzione di menti eroiche a cui accennava Giambattista Vico sia forse la strada maestra per poter far passare determinati messaggi, soprattutto ai giovani. Poi naturalmente il problema oggi è un altro anche che, come dicevamo anche qua qualche volta proprio da lei in questa trasmissione, spesso l'alto tasso di alfabetizzazione non coincide con una grande, anzi, una grande, diciamo una grande cultura. E oggi noi abbiamo magari anche alti tassi di alfabetizzazione, che ora in questi ultimi anni tra l'altro non è nemmeno così sicuro, ma comunque si cerca il contatto istintivo, il contatto che manca di approfondimento, manca di ragionamento, e questo naturalmente è un grave problema dei nostri tempi, a cui però ecco, la capacità, ad esempio, dei simboli e dell'immaginario può offrire una risposta. Ecco, questo credo Sì, tra l'altro quello che lei ha detto, citando Plinio Corrado Rivera, è interessante perché lui parla molto dei simboli, no, in questo suo libro sull'universo sacrale, no? È un libro molto bello pubblicato da Cantagalli, in cui lui dà proprio un modo di vedere alle cose. E con uno sguardo sacrale, appunto, lui dice, no? E in realtà poi invece nel modernismo hanno fatto il contrario, cioè hanno simbolizzato quello che era reale, cioè hanno fatto passare per simbolo, che ne so, la risurrezione, tutto un mondo. Quindi è stato un uso distorto del mondo simbolico, per cui tutto diveniva simbolico praticamente, tutto quello che invece noi penseremmo dovrebbe essere ovviamente concreto, no? Quindi la risurrezione, la nascita, gli episodi della vita di Gesù, tanto che eravamo arrivati a un punto in cui praticamente non era vero nulla. Io citavo in un mio articolo che spero uscirà presto, in cui parlo appunto di un libro su San Paolo. Che ho letto recentemente in inglese, The Fabricated Paul, in cui praticamente se lo leggete alla fine risulta che di vero in San Paolo non c'è manco il nome, cioè nulla, né le lettere, né il nome, né quindi però questo che invece lei ha detto, cioè lo sguardo che suggerisce Plinio Corrado Olivera, io credo che sia veramente una grande chiave di lettura e che sia anche affascinante per un giovane, no? Come lei diceva prima, no? Così, no? Il coraggio della mente, no? L'ardire. Quindi credo che sia importante. Però vorrei affrontare con Guido Vignelli un argomento che mi sembra abbastanza importante. Cioè, quando noi parliamo di pensiero controrivoluzionario, no? E parliamo di tradizionalismo. Volevo chiederti, c'è una differenza fra i due termini secondo la tua opinione? Cioè, una persona può essere controrivoluzionario e non essere tradizionalista e il contrario? Prego. Beh, per la mia esperienza personale direi di sì, perché ho incontrato persone validissime che si potrebbero definire tradizionaliste, ma non controrivoluzionarie.
più difficile forse è il contrario, cioè incontrare un controrivoluzionario che non sia tradizionalista, anche se il termine tradizionalismo non è entusiasmante, diciamo la verità, non solo perché fa venire in mente una eresia condannata proprio dalla Chiesa, esattamente all'epoca di De Maistre, cioè il cosiddetto tradizionalismo filosofico-teologico, secondo il quale in realtà l'uomo non può essere certo di nessuna verità filosofica razionale, ma può arrivare a verità filosofiche solo attraverso la teologia. Questo è si intende teologia rivelata. Questo è, naturalmente è smentito dalla storia, dai fatti, oltre che dalla dottrina. Però certamente esiste questa differenza. La differenza, per quello che ho io più a livello esperienziale, diciamo così, cioè per le persone che ho incontrato, che per i libri che ho letto di questi due ambienti, è che non coincidono, anche per un fatto, spesso l'ambiente tradizionalista è concentrato, focalizzato sull'aspetto strettamente religioso e pensa quindi che l'aspetto politico sia tutto sommato non solo secondario, come è ovvio, ma irrilevante, quando addirittura non dannoso per la causa cattolica. E questo atteggiamento paradossalmente ha un'origine che è in realtà sovversiva e rivoluzionaria, perché il primo ad affermare, almeno nei termini a noi consoni, questo errore è stato proprio la Menné. E quindi non un esponente controrivoluzionario, anche se nei primi anni lui fu effettivamente un esponente controrivoluzionario, perché collaborava anche con le amicizie cristiane del venerabile padre Lanteri, ed era in corrispondenza con De Maistre, tra l'altro. Ma il problema di La Menné fu appunto che a una certa fase del suo pensiero, dopo una gioventù ancora abbastanza ben orientata, tutto sommato, lui cominciò a pensare che la salvezza della Chiesa dipendeva esclusivamente da fattori religiosi, e quindi bisognava abbandonare tutte le forme politiche che in passato avevano supportato, sostenuto la Chiesa, a cominciare ovviamente dalla monarchia cristiana, cattolica, eccetera. È un caso forse, ma non credo, che l'ultima lettera proprio scritta da De Maistre pochi giorni prima di morire è rivolta proprio alla Menné, il quale dice: «Mon père, j'ai peur pour vous», ho timore per voi. Temo che l'orientamento che sta prendendo il vostro pensiero, la vostra azione, sia pericoloso, perché in effetti la Menné diceva che l'unica maniera per salvare la civiltà cristiana non era quella tanto di tornare ai principi e a quell'assoluto concreto, per usare questa terminologia che è stata prima detta, ma bisognava rivolgersi al popolo, e quindi trovare un'unione, diciamo così, tra il pensiero teologico, che era diventato progressista a questo punto, e il popolo, cioè in realtà la rivoluzione borghese che stava montando. Non a caso, coerentemente, la Menné terminò la propria carriera come socialista, e morì, sembra, non riconciliato con la Chiesa. Non voglio dire che le due cose, cioè il pensiero tradizionalista e quello di La Menné, siano dipendenti tra loro, ma certamente esiste, e alcuni studiosi spagnoli, miei amici, hanno studiato il fenomeno. Esiste un'origine, diciamo così, romantica, nel senso proprio filosofico-teologico del termine, che poi ha portato, in quegli anni decisivi, ha portato dalla posizione
controrivoluzionaria a quella, fra virgolette, tradizionalista, che però poi ha trovato la soluzione in un progressismo cattolico che noi chiamiamo oggi democrazia cristiana. Ti ringrazio, prima che vado da Pietro Ricciardi che voleva commentare un solo minuto, volevo commentare qualcosa che tu hai detto, perché a me sembra molto interessante quando hai detto che molto tradizionalismo si focalizzava prima sull'aspetto prettamente religioso e nel religioso prettamente liturgico, no? Diciamo, almeno per molto tempo era quella la battaglia, no? la bandiera, no? la messa latina, tridentina, tradizionale, come la vogliamo chiamare. Però io ho notato, ho scritto anche in alcuni miei articoli, che negli ultimi anni c'è stata invece una svolta da parte almeno di una certa parte del mondo tradizionalista, che ha assunto delle posizioni apocalittiche, diciamo, più politico-apocalittiche, anche forse spinta da certi fenomeni politici come l'ascesa di Trump in America, che ha smosso tutto un certo mondo. Quindi questo qua sarebbe interessante pensare a quali sono i punti di contatto fra questo mondo e quello che noi stiamo dicendo, perché se non mi sbaglio uno degli ideologi più importanti di quel mondo di Trump che citavo, cioè Steve Bannon, si rifà proprio a questi che noi stavamo citando. Anzi, addirittura Steve Bannon sembra che fosse un ammiratore, lì si va anche contro, si va anche al di là, diciamo, del mondo controrivoluzionario, dei pensatori tipo Julius Evola, no? Cioè siamo proprio in quel tipo di destra che possiamo anche definire neopagana, no? Diciamo. Quindi credo che è tutto un miscuglio. Che oramai quindi abbiamo un mondo cosiddetto, anche a me non piace il tradizionalismo, il termine, ne abbiamo parlato spesso quando ci incontriamo, no? Cioè, mi sembra un termine molto limitativo, ma tra l'altro oggi questo termine non definisce, perché il mondo cosiddetto tradizionalista è così diviso in tanti segmenti che seguono diversi aspetti, che è difficile dire quello è tradizionalista e anche quell'altro, perché sembrano veramente e spesso si oppongono fra di loro, come noi sappiamo bene. Allora volevo andare appunto da Pietro Ricciardi, che so che anche voleva fare un commento su questo. Prego. Beh, sì, volevo partire intanto dalla domanda precedente, che era molto interessante e provocatoria. Mi viene in mente il detto medievale. I medievali dicevano di essere come nani sulle spalle dei giganti, e questo li poneva a un'altezza superiore e quindi in grado di vedere molto più lontano degli altri. Il gigante era tutto, era la tradizione, il patrimonio di cultura, di esperienze, dei loro avi, di chi li aveva preceduti. Ora, la controrivoluzione è la stessa cosa, nel senso che il controrivoluzionario legato alla tradizione, perché del passato non butta via nulla, lo valorizza semmai, da lì parte per andare avanti, al contrario dei rivoluzionari, della rivoluzione, la quale, lo dice anche la parola, revolvere, guarda all'indietro, è protesa non a costruire ma a distruggere. Noi in questo momento viviamo in un'epoca in cui si cerca in tutti i modi di distruggere tutto quello che è sopravvissuto della cultura cristiana, europea, occidentale. E questo ci sta portando a diventare dei barbari, a livello umano, quasi animalesco. Assistiamo allo scadere dell'animalesco per certi aspetti, il che è inquietante. E quindi, ripeto, il controrivoluzionario è uno che guarda avanti facendo tesoro della tradizione, quindi sì, è un tradizionalista. Riguardo poi al discorso religioso, non lo so, io non mi considero tradizionalista nel senso, però sono uno che, essendo nato e vissuto negli anni 60, quindi non ha conosciuto assolutamente niente della liturgia, della chiesa preconciliare, però ha vissuto tutto
quello che il post-concilio ha portato. Io non so ancora perché e come mai sono rimasto cattolico, sinceramente. Forse il Signore mi ha messo benignamente una mano sulla spalla e mi ha conservato. Perché se fosse dipeso da tutto quello che ho vissuto, visto, così, ho maturato veramente una repulsione contro tutte queste novità dal punto di vista liturgico, dottrinale, eccetera. E ho rivalutato, appena ho conosciuto la messa tridentina, la messa tradizionale, e ho conosciuto persone, maestri, che mi hanno fatto, introdotto a quello che è il pensiero cattolico, tra virgolette tradizionale, che poi è quello della Chiesa di sempre, perché la Chiesa non è nata 60 anni fa con il Concilio, è 2000 anni che c'è. Quindi ho rivalutato, ho compreso, ho rafforzato la mia fede. Quindi voglio dire, cioè, questo secondo me è un sano tradizionalismo, riscoprire quello che la Chiesa ci ha lasciato dal punto di vista liturgico, dottrinale, eccetera, eccetera. E riesce a dirci oggi, a noi uomini di oggi, quindi ci rafforza anche dal punto di vista culturale e della fede, cosa che certo tradizionalismo non so, io avrei difficoltà insomma a identificarmici. Poi ora in questo periodo di caos, poi c'è anche questa, come dire, questa repulsione contro il Papa, c'è chi lo definisce un anticristo, cioè. Sono cose veramente, veramente che squalificano poi anche, come dire, il tradizionalismo sano, diciamo così. Sì, e poi come appunto dicevamo prima, bisognerebbe poi intendersi su che cosa definisce questa parola tradizionalismo, perché in realtà ci sono talmente tante fazioni e in lotta fra loro, in lotta anche, posso, insomma, chi se ne occupa, come un po' faccio io, sa che insomma sono anche in lotta feroce fra loro, cioè non in lotta così semplice, quindi non, cioè, non si parlano, anzi si oppongono. Quindi è un mondo dove insomma ci sono tanti aspetti che andrebbero considerati. E io volevo andare da Diego Benedetto Panetta perché volevo prendere questo discorso che si faceva sulla attualità di De Maistre. Quindi per lei quale contributo può dare il pensiero di De Maistre diciamo a un filosofo dei nostri tempi? Cioè, in che cosa lo può veramente ancora aiutare? Qual è l'aspetto più importante, che dovrebbe essere ancora considerato? Prego. Sì, diciamo, sarà molto lapidario. È l'aderenza all'ordine delle cose che automaticamente, da cui discende automaticamente la fede in Dio. Io ho qua una breve citazione che tratta proprio da ciò che lui scrive nel saggio sul principio generatore delle costituzioni politiche, che è molto emblematica del suo pensiero. Lui scrive: "Veniamo ingannati su questo punto da un sofisma così naturale da sfuggire interamente alla nostra attenzione." Lui procede ad spiegare. L'uomo, poiché agisce, crede di agire da solo e poiché ha la coscienza della sua libertà, dimentica la sua dipendenza. Nell'ordine fisico, sebbene possa, per esempio, piantare una ghianda e innaffiarla, è capace tuttavia di convenire che non è lui a fare le querce, poiché vede l'albero crescere e perfezionarsi senza che il potere umano vi abbia parte. Nell'ordine sociale in cui è presente e operante, si mette a credere di essere realmente l'autore diretto di tutto ciò che si fa per suo mezzo. In un certo senso, è la cazzuola che si crede architetto. L'uomo è intelligente, libero e sublime, ma non per questo cessa di essere un utensile di Dio, secondo la felice espressione di Plutarco. Io credo che probabilmente questo sia una delle basi che più, come dire, si pone a diciamo, un discrimine fondamentale tra la rivoluzione e la controrivoluzione. Perché se noi andiamo a vedere il momento, diciamo, permanente della rivoluzione a cui si alludeva prima, ecco, noi vediamo che la rivoluzione è contrassegnata dallo spirito di rivolta. Prima abbiamo accennato al caratter satanique, ma lo spirito di rivolta, che
che Demestre, ad esempio, nelle considerazioni sulla Francia, pone alla base della rivolta di Lutero, è uno, probabilmente, è l'elemento principe che poi contraddistingue ogni rivoluzione, la rivoluzione francese e poi sino ai nostri tempi, la rivoluzione la comunista e poi il 68, naturalmente con un ambito d'azione che si va sempre più specificando, passando così dal terreno politico al terreno economico, sino ad interiore homine, cioè all'esistenza che è il 68. E lo spirito di rivolta e l'aderenza e la dipendenza all'essere, all'ordine delle cose, costituisce proprio il discrimine, come dicevo, fondante tra rivoluzione e controrivoluzione. E io insisto sempre su questo punto, come dicevo inizialmente. Attenzione che tutto questo noi possiamo vederlo, osservarlo, possiamo provarlo empiricamente, cioè arrivare a comprendere che ci sia un ordine delle cose e avere la capacità di comprendere che esista, prescinde anche dall'esistenza di Dio. Noi naturalmente siamo portati ad avere coscienza che c'è una realtà e che segue diciamo una sua legge. Naturalmente Dio, l'elemento di Dio non è un elemento accessorio perché specifica, sostanzia, illumina la riflessione razionale, ma la ragione può da sola arrivare a certe conoscenze, sicuramente a certe constatazioni. E io credo che l'elemento del tradizionalismo, come si diceva poc'anzi, il tradizionalismo, la controproduzione, anche qui ha un punto dirimente, perché il tradizionalismo, ad esempio, colto nella dimensione di Evola, di Guénon, finisce con l'essere un gnosticismo, con il credere che da soli si possa raggiungere la salvezza, ci si possa appunto, salvezza che naturalmente è negata, è la dimensione, ecco, di perfezione. Quindi voglio dire, credo che l'aderenza alle cose, la dipendenza dalla realtà e non l'immaginare una realtà che non esiste, e quindi di concerto al concetto di spirito di rivolta, costituisca l'asse e il discrimine principale fra controrivoluzione e rivoluzione. Ecco, questo credo che sia diciamo, la sostanza. Grazie, grazie. Io allora volevo chiedere a Guido Vignelli alcuni consigli, cioè se un ragazzo ti chiedesse, ma allora quali letture mi consigli di Demestre? Allora, quali sarebbero i tuoi consigli? Cioè, che cosa gli diresti di leggere come testi più importanti? Ne abbiamo citati alcuni, no, in precedenza. Allora, tu quale consiglieresti? Beh, direi che non dovrebbe fare quello che ho fatto io, perché a me è capitato quando ero ancora liceale e avevo le idee abbastanza confuse, non solo nel campo politico, ma generalmente. Mi capitò di leggere Le serate di Pietroburgo, perché erano state da poco stampate dall'editore Rusconi. Eravamo sull'onda di quelle pubblicazioni di carattere reazionario o tradizionale, nate in contrapposizione alla cultura sessantottina. Ma Le serate di Pietroburgo sono certamente il capolavoro di Demestre. Sono anche il libro più affascinante, ma è anche un libro per niente facile da leggere, non perché non sia scritto bene, anzi è meraviglioso come arte di scrittura, ma perché è il libro più completo e più complesso, anche se ha questo grande vantaggio, cioè di essere in realtà un dialogo, un famoso dialogo fra tre personaggi che rappresentano tre posizioni diverse fra loro sui niente meno come argomento i disegni della Divina Provvidenza nel tempo presente. Scusate se è poco. E infatti non bisogna dimenticare che Demestre è innanzitutto, se vogliamo, un filosofo della storia, o meglio un teologo della storia. È alla luce di questi principi che lui valuta gli avvenimenti dei quali è testimone e critico. Comunque si possono leggere altre opere, già il libro sul Papa è più facile, diciamo così, da leggere, oltre che più settoriale, ma poi io direi di cominciare proprio dalle considerazioni sulla Francia, perché anche se sono il libro più circostanziale, più occasionale, scritto da
da De Maistre, è anche la sua prima opera importante ed ha un'attualità veramente sorprendente, se consideriamo che è datato, se non ricordo male, 1797. Ma poi abbiamo anche il saggio sul principio generatore delle costituzioni politiche di cui si è parlato, e non trascurerei neanche il breve e incompiuto saggio sulla sovranità, che anche se affronta un punto tecnico, però ha anch'esso una notevole attualità. Sarebbe molto interessante poi, ma purtroppo per far questo bisogna conoscere il francese, leggere alcune lettere di De Maistre, perché nelle lettere lui riassume in poche parole e in maniera molto, molto scorrevole, molto chiara, considerazioni fondamentali che lui lancia, e che tra l'altro smentiscono l'opinione secondo cui De Maistre sarebbe stato un irrazionalista, una specie di scettico sul potere della ragione. Tutto il contrario, naturalmente lui è nemico acerrimo del razionalismo, particolarmente quello illuminista, ma in realtà non disprezza affatto il potere della ragione umana, o meglio della retta ragione. Tuttavia, chiaramente, queste sue opere mettono in evidenza soprattutto la preeminenza religiosa del pensiero di De Maistre. De Maistre non è una specie di Charles Maurras, che aveva per motto politique d'abord, la politica innanzitutto. Pur non essendo un tradizionalista nel senso attuale del termine, De Maistre non oppone semplicemente al politique d'abord una sorta di teologia d'abord, innanzitutto la teologia, ma fa un discorso molto diverso, cioè dice che la religione è il fondamento di tutto, tanto che una frase terribile e profetica, a un certo punto lui dice, scrive, se non ricordo male, a un amico, dice che il culto cattolico regge le sorti del mondo, e aggiunge, se per caso, per disgrazia, decadesse il culto cattolico, noi diventeremmo dei selvaggi molto peggiori di quelli che sono esistiti prima del cristianesimo. E questo è semplicemente una profezia, o meglio una previsione dei nostri tempi. Però De Maistre è anche ben consapevole che nessuna verità religiosa, nessun sistema religioso dura a lungo se non è supportato, sostenuto da tutte le facoltà e la capacità naturali dell'uomo, compresa la politica. Quindi, se noi vogliamo un mondo cristiano, una civiltà cristiana, bisogna anche preparare una politica cristiana, un sistema politico e quindi anche giuridico, economico, sociale, cristiano, perché altrimenti tutto resterebbe nel campo delle nuvole, delle nubi, e si tornerebbe a una sorta di utopismo o di vago spiritualismo disincarnato, che tra l'altro è proprio l'origine del modernismo cattolico, che difatti, avendo negato il modernismo cattolico, ma anche il progressismo attuale, avendo negato la possibilità di una vera politica cristiana, si è adeguato a sostenere una politica anticristiana, come noi vediamo oggi quando, per esempio, il capo del governo Draghi viene definito uomo della provvidenza. Grazie, io volevo dire che tu hai citato il modernismo, volevo ricordare ai nostri ascoltatori che la settimana prossima noi avremo dei programmi proprio su questo argomento, giovedì, e ci sarà un programma sul modernismo cattolico alle 6, a cui interverrà anche Guido Vignelli con altri ospiti. E venerdì avremo un programma in inglese su Alfred Loisy, che è stato uno dei grandi protagonisti
del modernismo, quindi la settimana prossima è dedicata a questo importantissimo tema che è stato evocato oggi tante volte. Allora io volevo chiedere a Piero Ricciardi di farci vedere allora ancora una volta questo testo e di dire in pochi minuti qualche parola ancora su questo libro che ha presentato. Grazie. No, grazie a lei. Ecco, io vorrei invitare alla lettura di questo libro, Le serate di San Pietroburgo oggi, 56 frecce controrivoluzionarie, edito da Solfanelli, perché mi sembra che ci sia quanto mai bisogno di azione oggi. Azione ben diretta, ben pensata, quindi un'azione controrivoluzionaria. E in questo libro ci sono parecchi preziosi esempi di cosa significa oggi agire, pensare in maniera controrivoluzionaria, ovvero nella maniera corretta poi, e come dire, una controrivoluzione che, come dicevamo, abbiamo detto durante questa interessantissima chiacchierata, che guarda al futuro, che intende costruire. Siamo in un'epoca di sfascio, di decostruzione, bisogna costruire, altrimenti non abbiamo futuro. Grazie. Grazie a lei. Allora io ringrazio Pietro Ricciardi, Guido Vignelli e Diego Benedetto Panetta per la loro partecipazione a questo programma. Vi ricordo che domani ci sarà il programma sulla identità cattolica con ancora altri ospiti molto interessanti come quelli di stasera. E poi domenica la prima puntata della nuova rubrica Ad Astra, dove si parlerà del declino del maschile, e quindi sottoscrivete il nostro canale perché ci sono programmi già stabiliti almeno fino a dicembre, se non oltre. Quindi è il nostro un palinsesto molto pieno. E quindi insomma, spero che troverete interessanti anche i nostri programmi futuri, come lo è stato questo di stasera sicuramente. Ringrazio ancora i miei ospiti per la loro partecipazione e vi do tutti appuntamento al prossimo programma. Buonasera. Buonasera a voi, grazie.